Allora, avvocato, il giorno dopo è stata da una parte metabolizzata la grande gioia, ora siamo qui, ci sono le due gaie, è un momento di festa, ci sono i familiari, eccetera, è passata la balura. Ecco, il giorno dopo qual è la situazione, come stanno le due ragazze, eccetera, eccetera? Le ragazze stanno bene, abbiamo parlato e devo dire che era, come ho detto anche ad altri vostri colleghi, era il momento che ritrovassero la strada per casa e che si ricongiungessero alle loro famiglie. E sono due ragazze veramente speciali e quindi io sono veramente soddisfatta soprattutto dell'efficacia dell'operazione, perché è stata un'operazione diretta in maniera veramente encomiabile sia dal questore che dal prefetto, trattandosi di due minorenni, ma devo dire da tutte le forze dell'ordine, quindi devo ringraziarle e farò anche un ringraziamento personale anche per essere stata trattata come il legale delle ragazze in maniera veramente umana, quindi comunicazione ed efficacia delle attività. Ecco, c'è stata anche una mobilitazione della gente, no? E questo è particolarmente significativo. Anche il papà ringraziava la Regione Marche, ma un po' tutta Italia, con tante segnalazioni poi al vaglio del commissariato che sono arrivate. Questo è un altro valore aggiunto, no? Quindi il contributo delle persone anche tramite la trasmissione, chi l'ha visto. Decisamente, e questo non fa che comprovare che quando si motivano le persone nella giusta direzione, le persone ritrovano, la collettività ritrova il giusto senso civile, e anche questo mi sento di appuntarlo come un ulteriore successo in questa operazione. E preciso però che gli uomini delle forze dell'ordine e del commissariato di Fermo erano già indirizzati verso quella zona, quindi la segnalazione dello spettatore è stata determinante, però già erano sulle tracce delle ragazze e stavano facendo già delle ricerche specificatamente nella zona di Pescara.